continuiamo introducendo il dottor Adriano Pantanella, medico specialista in pediatria generale e gastroenterologia pediatrica. Il dottor Pantanella ci parlerà ovviamente della malattia da un punto di vista chiaramente medico e delle conseguenze che una simile patologia porta al corpo umano e la fatica che poi dovrebbe fare per cercare di guarire. Grazie dottore. Grazie Maurizio, buonasera a tutti. Prima di fare il mio intervento come medico, approfitto per veramente ringraziare la maestra Maria Rosaria a Pagano, l'amministrazione, ma soprattutto ecco, la maestra Maria Rosaria, perché io credo che pur leggendo 50 libri sull'anoressia non si riesce a cogliere l'aspetto dell'anoressia se non si riesce a leggere questo piccolo libricino, no? Che racchiude la sofferenza di una mamma, racchiude la sofferenza di una persona, racchiude la sofferenza di tante persone che oggi vivono questo disagio. Quindi questo evento, come dicevamo prima, parliamo di empatia, leggerla sui social, leggerla su internet, leggerla sui libri non è tanto importante quanto sentirla, stare insieme e parlarne tutti insieme del problema. Quindi grazie veramente alla maestra Maria Rosaria e veramente leggete, perché dentro il libro c'è un mondo. Non serve studiare la malattia dal punto di vista fisiopatologico, ma si capisce perfettamente leggendo questo bel libro. Andiamo al dunque. Io, per parlare di anoressia nervosa, parto proprio da tre frasi che ho estrapolato dal libro, perché queste tre frasi, secondo me, fanno proprio capire di che cosa parliamo. Allora, la prima frase, e la leggerete sul libro, è: faccio da sola a perdere peso. Questa è una frase veramente che, se voi considerate, è una frase importante, non faccio da sola a perdere peso. Voi sapete che c'è chi studia una vita per cercare di capire a livello nutrizionale come si deve comportare, faccio da sola. E dice l'altra frase, dice: il mio mondo era leggero, io ero leggera, eppure mi vedevo ancora grassa. Questo è un altro aspetto della fisiopatologia dell'anoressia di cui andremo a parlare tra pochino. Ma la cosa più importante che io ho trovato è una frase che dice: ma lì non curavano il mio non voler mangiare, bensì il mio corpo debilitato. Cioè, nella anoressia noi non dobbiamo curare il corpo debilitato, ma come ci dirà bene anche la psicologa, noi dobbiamo curare il problema che è alla fonte, il non voler mangiare. Quindi vedete delle frasi che ci fanno capire. Però poi una frase importante dice: ma io stavo bene. Troverete, no? Ma io stavo bene. Quindi in questa frase la paziente anoressica e il paziente anoressica sta bene in quella situazione. Sta bene, sta bene, sta bene. Incontro con lo psicologo, l'aiuto, poi a un certo punto dice una frase: la mia anima era l'unico peso che mi portava addosso come un fardello. Quindi prima è il peso che è un fardello. Ho tolto il peso, ma a un certo punto anche la mia anima diventa un fardello, perché sono arrivato purtroppo a una situazione drammatica. Tutto questo, e l'ultima frase dice: perché ero distrutta da una diffusa idea di perfezione che vuole tutte magre e perfette. Quindi sono sei frasi che basterebbero per spiegare un po' l'anoressia. Io mi sono addentrato un pochettino dal punto di vista medico, spero di essere abbastanza veloce e di non annoiarvi, però anoressia sappiamo tutti che significa dal greco non appetito, non avere appetito, assenza o marcata riduzione dell'appetito. Però distinguiamo, non dobbiamo sbagliare, perché l'anoressia è tipica di tante altre condizioni mediche, l'anoressia. L'anoressia ci può essere nel paziente con una gastrite importante, ci può essere un paziente con una tiroidite importante, cioè il non mangiare, tante patologie cliniche lo danno, non lo dà solo l'anoressia. Quando ci mettiamo il termine nervosa, allora, parliamo di una condizione che diventa allora funzionale e non organica. Io non ho un problema di stomaco, io non ho un problema di tiroide, io non ho un problema di fegato, eppure non mangio. E questo è il problema più importante. Quindi possiamo dire che l'anoressia è proprio un disturbo del comportamento alimentare. Nel DSM-5, nell'ultima definizione dell'anoressia, la si colloca proprio come un disturbo del comportamento alimentare che colpisce ahimè prevalentemente le donne e soprattutto nella fase adolescenziale. E si caratterizza proprio per un'importante riduzione dell'introito alimentare, quindi si mangia poco, ma accompagnata dall'altra parte da un eccessivo esercizio fisico. Quindi l'anoressico è colui il quale, la quale tendono praticamente a mangiare pochissimo, ma a disperdere, a consumare tanto dell'esercizio fisico e quindi alla perdita del peso corporeo. Ma la perdita di peso non è una perdita di peso che viene così ricercata con tranquillità, viene ricercata in maniera veramente ostinata, no?
e la tendenza è quella di non voler mai stare in quel peso che noi riteniamo normale. Noi consideriamo il peso della normalità, definendolo in base agli indici di massa corporea, mai devo stare sopra i 18 di indice di massa corporea, quindi devo stare sempre sotto, e l'impegno è proprio quello lì. L'altra condizione fondamentale a livello psicologico è che in questa condizione proprio il corpo viene vissuto, sperimentato in maniera abnorme, in maniera malata. Infatti le pazienti, nonostante siano sottopeso, fortemente sottopeso, si considerano normopeso, anzi sovrappeso. Questa è una condizione che è molto frequente. Dal punto di vista epidemiologico, ne parlavamo prima, l'anoressia è molto più frequente nella donna. Considerate che il rapporto tra uomo e donna è 10-1, 15-1, anche se con la pandemia si sta assistendo a sempre più numero di maschietti che ne sono affetti. L'età di solito della diagnosi, fino ad oggi, fino alla pandemia, si era detto dai 14-20 anni. Oggi con la pandemia, poi vedremo alla fine, si sta anticipando anche sotto i 13-12 anni, quindi qualcosa sta cambiando, no? Ma perché è questo il momento in cui si sviluppa in particolare questa condizione? Perché sono questi gli anni in cui ci si deve far fronte, all'inizio della sessualità, ai cambiamenti del proprio corpo, quindi sono quei momenti in cui il corpo diventa più importante, a cui c'è avere un ruolo più importante. Diciamo che sono disturbi questi che oltre una certa età, oltre 40-50 anni, è difficile che si arrivi ad averli. L'incidenza. Consideriamo che quando parliamo di incidenza parliamo di quanto si ripete la malattia ogni anno nella popolazione generale. Diciamo che l'anoressia, l'incidenza oggi è di 8 nuovi casi ogni 100.000 persone in un anno per le donne. Per gli uomini è di 0,2-1,4 nuovi casi ogni 100.000 persone l'anno tra gli uomini, quindi vedete che c'è una netta differenza, no? Il problema è che la malattia molto spesso è sottodiagnosticata, perché tendenzialmente le persone affette cercano un pochino di nasconderla il più possibile. E a livello culturale bisogna essere pronti anche per riconoscere una condizione, anche a livello familiare, e per, a volte si arriva anche molto molto tardi, no? E quello poi porta a un destino purtroppo negativo. E purtroppo la diffusione dell'anoressia è maggiore nei paesi più industrializzati, dove c'è abbondanza di cibo, è paradossale, no? Dove c'è l'abbondanza del cibo io ho più il problema. Perché? Perché si enfatizza molto il ruolo della magrezza. Quindi la persona magra è quella bella, e questo sarebbe uno degli stimoli verso l'anoressia. E di solito, e questo purtroppo l'ho letto anche nel libro, devo dire la verità, l'ingresso passa quasi sempre dall'inizio di una dieta fai da te. Di solito veramente l'incidenza massima si ha in quelle persone che a un certo punto, tutta una serie di motivazioni, iniziano la dieta che poi portano a quelle condizioni che conosciamo. E allora tra le cause dell'anoressia nervosa noi riconosciamo quattro elementi fondamentali. Esiste, e questo veramente sono gli ultimi studi che lo dimostrano, una vulnerabilità genetica. Esistono fattori ambientali ed eventi di vita avversi, di cui parlerà anche sicuramente anche la psicologa. Ci sono caratteristiche psicologiche predisponenti, ma studiando bene la condizione ci sono anche dei fattori metabolici, medici, che ne sono alla base, che la sostengono più che altro, non che sono alla base perché il problema è prevalentemente psicologico, ma la sostengono dal punto di vista clinico e medico. La vulnerabilità genetica, dal 2007 a oggi sono usciti tanti lavori che dicono che un primo fattore di rischio sembra proprio associato a una maggior vulnerabilità genetica. Perché? Perché si è visto che l'anoressia ci si ammalava di più nei familiari che anoressici, cioè ricorre di più tra i familiari, quindi qualcuno ha pensato c'è una predisposizione genetica, e questo l'ha dimostrato nel 2020 un certo Paolacci, quando facendo uno studio ha detto: ma se prendo dei gemelli omozigoti, quindi che hanno un patrimonio genetico molto simile, hanno un rischio di sviluppare la malattia che è tendenzialmente molto alto tra loro due. Allora è vero che la società influisce, che tanti fattori psicologici, ma è vero pure che ci deve essere una base, una componente genetica. I fattori ambientali ed eventi di vita persi. Si è visto, uno studio del 2021, dice che se io nasco pretermine e sono femminuccia, sotto 37 settimane, ho un rischio più elevato di sviluppare l'anoressia. Quindi ancora non abbiamo capito la motivazione, però studiando tutti gli anoressici a un certo punto, e andando a riprendere l'età gestazionale, si vedeva che quelli erano piuttosto piccolini alla nascita. E quindi la componente, sicuramente la componente genetica c'è.
altri eventi avversi della vita, si è visto che molto spesso ci sono in famiglia, fuori, esiti di abusi fisici, di abusi psicologici, l'abbandono, lutti, perdite che uno ha avuto nell'infanzia potrebbero favorire in età adulta, in età adolescenziale, lo sviluppo della problematica. Prima parlavamo di bullismo. Si può associare il disturbo alimentare al bullismo e alle prese in giro rispetto all'aspetto fisico, no? Soprattutto durante l'adolescenza, ma anche durante i primi anni di scuola. Tra le condizioni invece psicologiche che sostengono l'anoressia abbiamo, uno, il valore assoluto dato alla magrezza, quindi la interiorizzazione di questo ideale di magrezza, no? L'associazione magrezza-successo, quello che ci fa vedere la moda, che ci fa vedere in televisione, questo potrebbe essere a livello psicologico un elemento che sostiene l'anoressia. Si è visto che a livello psicologico il perfezionismo clinico sono tendenzialmente più anoressiche o più anoressici. Quelle persone che sono portate più tendenzialmente alla perfezione sono quelli che devono avere sempre 10 a scuola, sono sempre quelli che devono essere perfetti, devono cercare nella vita di tutti i giorni il massimo della perfezione. E siccome sono così perfetti a livello clinico, cercano quella perfezione, purtroppo, la loro perfezione, anche a livello fisico. E per loro quel fisico perfetto non è il fisico di un BMI adeguato, ma è un fisico purtroppo asciutto, che manca, diciamo, no? Come diceva anche il collega prima, abbiamo stati emotivi e bassa autostima che possono essere alla base anche di questa condizione. Molto frequente in questi controlli è proprio il bisogno di controllo eccessivo verso il peso e verso le forme corporee, che diventa purtroppo il loro pensiero fisso. Cioè loro vivono, queste persone malate vivono con questo concetto, che poi si traduce chiaramente con problemi importanti sulla personalità, per ripercussioni sulla personalità, fino ad avere un senso di vuoto e solitudine che le porta poi spesso anche a rinunciare, come si legge bene anche sul libro, a rinunciare alle terapie e quant'altro. L'altro elemento psicologico che sostiene l'anoressia è l'insoddisfazione del proprio corpo. Non siamo contenti del nostro corpo e andiamo verso quelle condizioni, che porta anche poi a un disturbo dell'immagine corporea. Ma vi volevo soffermare un pochettino su quelli che sono i fattori metabolici, sì, perché si è visto che ci sono alcuni elementi a livello medico che sembrano sostenere l'anoressia. I pazienti anoressici, ad esempio, hanno bassi livelli di leptina. La leptina è un ormone prodotto a livello degli adipociti, del grasso, che sembrerebbe lavorare a livello ipotalamico regolando un neurotrasmettitore che si chiama neuropeptide Y, che regolerebbe il senso di sazietà. Ma se io questa leptina purtroppo non ho gli adipociti perché le cellule del grasso vengono a mancare, sembrerebbe che questo sia alla base di alcuni meccanismi che la sostengono. Altri hanno detto sì, attenzione, siccome c'è un meccanismo psicologico e siccome c'è un meccanismo che va a lavorare sulle endorfine, che va a lavorare su alcune sostanze come la dopamina, la norepinefrina, si è visto questi che lavorano a livello ipotalamico sembrerebbero anch'essi essere chiamati in causa nello sviluppo della malattia. Qualcuno ha detto anche la serotonina, voi conoscete l'ormone della serotonina che è l'ormone della felicità, no? Sembrerebbe che questi pazienti, questo ormone sia un pochettino deficitario e regoli in maniera difficoltosa il senso della fame. Qualcuno ha detto attenzione perché c'è nello stomaco proprio un ormone che è la policistochinina che in questi pazienti viene secreto di meno. E siccome questo ormone aiuta la motilità intestinale, aiuta i movimenti intestinali, questi pazienti purtroppo, tra tutta la loro sfera psicologica, hanno anche quest'altro elemento. Nelle due situazioni di anoressia che conosciamo, che di cui sicuramente parleremo dopo, noi abbiamo un'anoressia che si definisce restrittiva e l'anoressia con abbuffate, perché noi dobbiamo anche distinguere questo aspetto. L'anoressico può essere quella persona restrittiva, cioè quella persona che negli ultimi 3 mesi per perdere peso fa solo 2 cose: non mangia e fa tantissimo esercizio fisico. Questa è l'anoressia restrittiva, perché restringo la mia vita a 2 situazioni. Invece l'anoressia con abbuffate, di cui avete sicuramente sentito parlare, è quella anoressia in cui io negli ultimi 3 mesi vado incontro ad episodi di abbuffate e di comportamenti di compenso molto gravi, importanti, che leggeremo anche sul libro, vomito autoindotto, si arriva persino all'uso dei lassativi, all'uso dei diuretici, tanto più materiale riesco a togliere dal corpo e tanto sto meglio. Quindi diciamo che il sintomo iniziale è proprio l'importante calo di peso, questo l'abbiamo capito,
E nella prima fase il paziente anoressico perché inganna? Perché nella prima fase c'è quella che è la cosiddetta luna di miele, perché c'è uno stato di euforia, perché lui è proprio, il paziente anoressico è contento perché sta raggiungendo il suo obiettivo. Quindi la malattia sembra proprio la soluzione a tutti i problemi. E quindi questo gli dà energia. Però poi col passare del tempo che cosa succede? Che lo stato del dimagrimento diventa molto importante e allora si arrivano a sintomi molto debilitanti che abbracciano tutta la vita del paziente a livello psicologico, a livello medico, a livello clinico e così via. Quindi i comportamenti alimentari patologici hanno proprio conseguenze sia sul lato fisico, sia sul lato metabolico e sia sul lato nutrizionale. Dal punto di vista clinico, quali sono, abbiamo detto, quindi gli elementi che caratterizzano l'anoressico? Il primo punto, il calo ponderale, l'abbiamo detto. Un elemento che oggi è stato tolto dal DSM-5, che è la menorrea, cioè l'assenza del ciclo mestruale, è stato tolto. Perché? Perché si è visto che comunque faccio diagnosi anche in assenza di menorrea. Ma si è visto che nel paziente anoressico io posso avere la perdita di ciclo mestruale. Perché? Perché sembrerebbe che l'ormone di rilascio delle gonadotropine a livello ipotalamico viene meno in risposta sempre ai deficit dell'altro ormone che era la leptina e quindi ho questa condizione di amenorrea, quindi di perdita di ciclo. Per noi medici, quando viene la ragazzetta di 13 anni che la mamma ci dice si è messa a dieta, non vuole mangiare, si vede grassa, ma il ciclo ce l'ha e non ce l'ha. Al di là del fatto che all'inizio il ciclo mestruale è già di sé irregolare, attenzione, perché se ci fosse una regolarità in quella persona, l'irregolarità potrebbe essere legata invece a una condizione diversa. Quindi facciamoci attenzione. Sono pazienti che, come leggiamo nel libro, soffrono molto il freddo, hanno i riflessi molto rallentati. Abbiamo detto che l'uso dei lassativi porta spesso a disidratazione importante, che, come leggerete anche nel libro, si va spesso a ricovero per disturbi elettrolitici. Cioè manca il sodio, manca il potassio, manca il cloro, quella è una condizione che porta a disidratazione, hanno calcolosi renali, hanno gonfiore importante all'estremità, perché non mangiando il fegato a un certo punto riesce a vicariare, ma quando il fegato non riesce più a produrre albumina, che è la proteina più importante che tiene la pressione del sangue, a un certo punto comincia a esserci anche gonfiore importante. Bradicardia, pressione bassa, ma in questi pazienti, proprio perché si mangia poco e male e poche proteine soprattutto, i ventricoli del cuore diventano così assottigliati che la forza della cinesi cardiaca viene veramente ridotta a tal punto che siamo delle aritmie che possono essere anche mortali. Poi è chiaro che l'osteoporosi ci va da sola, perché considerate che l'assenza di un'alimentazione calcica, l'assenza di amenorrea, voi sapete che gli ormoni sessuali reggono fortemente quella che è l'omeostasi dell'osso, no? Quindi diciamo che a livello osseo l'osteoporosi è frequentissima e vengono colpiti a livello soprattutto della colonna, del radio, del femore. La pelle diventa desquamata, a volte il palmo delle mani diventa rossastro perché comunque è giallastro, perché assumono molto carotene, più verdure piuttosto che il resto, perché sappiamo che ci sono dei cibi che vanno assolutamente evitati, che non devono essere mangiati, piuttosto che altri che potrebbero essere invece accettati. Il nostro corpo come reagisce? A un certo punto si crea persino una peduria lanuginosa, praticamente il paziente anoressico diventa come il neonatino sviluppa dentro il feto, sviluppa un lanugo per difendersi da quello che è il liquido amniotico, invece il nostro corpo anoressico sviluppa un lanugo per difendersi dal freddo, perché noi il nostro corpo cerca fino alla fine di aiutarsi per quello che può, grande corpo. Hanno capelli e unghie fragili, hanno spesso dolori addominali legati proprio a un rallentato svuotamento gastrico, perché poi a un certo punto lo stomaco e l'intestino si svuotano meno, anche in risposta ad alcuni ormoni che non lavorano. Si può avere alla fine pancreatiti, epatiti importanti, coagulopatie, fino ad arrivare all'exitus. A volte l'exitus è legato a una ipoglicemia molto grave. È vero che il nostro corpo si abitua a lavorare anche a bassi livelli di glucosio, ma a un certo punto si arriva anche a delle ipoglicemie che possono essere gravi. E spesso, come si legge bene nel libro, l'exitus può essere legato a delle infezioni intercorrenti importanti. Nei sintomi psicologici li abbiamo già affrontati, e non mi ci soffermo ancora di più. Quando vado a fare gli esami del sangue, trovo un paziente disidratato, quindi trovo un'azotemia alle stelle, trovo i sali minerali che mancano, trovo le proteine basse, trovo le transaminasi alle stelle. E spesso considerate che nelle anoressie misconosciute, nelle anoressie che vengono un po' nascoste, i genitori è il primo segnale che hanno di qualcosa che sta andando malissimo, no? Quindi avere degli esami, quando si dice gli esami spallati, no? E quando vado a fare gli esami vedo che molto
può essere correlato all'aspetto degli ormoni sessuali, abbiamo detto la menorrea, che è una caratteristica. Esiste un ormone a livello ovarico, che è la inibina, che è prodotta a livello delle cellule ovariche, che sembrerebbe darci un aiuto nel seguire la patologia. Perché? Perché questo ormone, l'inibina, si è visto che aumenta se aumenta il peso del malato, diminuisce se diminuisce il peso. Quindi si è visto che questo ormone che sostiene l'attività ovarica potrebbe essere utile per seguire nel tempo i malati di anoressia nervosa, soprattutto chiaramente delle femminucce. Nei maschietti la carenza di ormoni sessuali è molto molto frequente e può portare chiaramente a impotenza e anche a perdita del desiderio. Il decorso? Beh, l'evoluzione dell'anoressia è molto variabile, questo lo dobbiamo dire. Ci sono condizioni in cui dopo un evento acuto io posso avere una remissione completa ed è finita là. Magari fosse sempre così. In realtà spesso a fasi di benessere ci sono fasi di riabilitazione e ci può essere anche una cronicizzazione degli anni che può essere molto importante. Quando ci sono una perdita di peso importante e squilibri elettrolitici si va al ricovero. Considerate che la mortalità nei pazienti che giungono al ricovero supera il 10%. Insomma, considerate che è una mortalità molto alta. I pazienti che entrano e escono dall'ospedale nel 10% dei casi vanno incontro a loro. E si è visto che il 5-8% dei pazienti va all'exitus anche per suicidio, perché si stavano dei meccanismi psicologici che determinano poi questa condizione. La terapia sicuramente se ne parlerà successivamente. La terapia andrebbe fatta per via ambulatoriale, la terapia dell'anoressia andrebbe fatta a livello ambulatoriale se ci sono delle condizioni che ci permettono di affrontarla a livello ambulatoriale, ad esempio se ho un indice di massa corporea che non è troppo basso, se non ho complicazioni mediche particolari, se ho veramente un reale motivo, una reale motivazione al cambiamento da parte del malato e se c'è anche un ambiente familiare che sia favorevole. In caso contrario, chiaramente sarebbe opportuno fare una terapia in un centro di tipo ospedaliero. Ma la terapia comprovata oggi più utile è la psicoterapia. Questo se ne parlerà sicuramente, non mi soffermo molto su questo. E la psicoterapia che deve essere combinata, deve essere individuale, di gruppo e anche familiare. Quello che è importante, e si vuole anche dal libro, vado sempre un po' al libro perché ci dà l'idea di quello che diciamo, tutti i pazienti che riescono poi a uscire un pochettino dalla situazione sottolineano l'importanza di un rapporto vero o con un medico o con una persona, con uno psicologo, ma un rapporto vero. Come outcome, l'outcome migliore ce l'hanno questi pazienti. Sono quei pazienti che riescono a trovare la persona giusta, come si dice, al momento giusto, questi sono quelli che possono avere un outcome positivo, una risoluzione più o meno, insomma, a distanza. Sicuramente riconoscere precocemente la malattia è fondamentale per poterla trattare. A livello farmacologico siamo ancora dietro, nel senso che il primo approccio è psicologico. Poi ci può essere in alcuni pazienti l'uso anche di antidepressivi, se c'è necessità, fino agli antipsicotici, laddove ci sono dei comportamenti troppo importanti, però diciamo che l'approccio è la psicoterapia comportamentale. Quindi, per concludere, 40% dei pazienti riesce quasi a guarire completamente se vengono affrontati in maniera adeguata. Il 30% dei pazienti migliora, ma il 30% dei pazienti resta malato più o meno durante la sua vita. La mortalità si aggira attorno all'8-18% per l'anoressia, i nuovi studi dicono 10-12%. Perché si muore, abbiamo detto, per questo stato cachettico o per le complicanze importanti che sono le complicanze infettive, l'insufficienza renale, l'insufficienza cardiaca, le aritmie. Diciamo che alla fine l'exitus viene per arresto cardiaco spesso, proprio perché non c'è più materiale cardiaco. Nella metà dei casi anche chi risolve la problematica continua ad avere problemi nell'età adulta, uno strascico di disturbo alimentare ci si porta sempre. E comunque è fondamentale, ecco, nel momento in cui c'è un aumento di peso, allora si comincia ad avere un miglioramento sia della ripresa fisica che psicologica. L'ultima, vi chiudo, anoressia e pandemia. Diciamo che nel 2020, nei primi 6 mesi del 2020, l'Istituto Superiore di Sanità ha presentato il 40% in più di diagnosi rispetto al 2019. Cioè questo è un dato che veramente è un dato di marzo 2022. Primi 6 mesi del 2020, noi abbiamo 40% in più di diagnosi di disturbo alimentare rispetto all'anno 2019. Il 30% della popolazione ammalata non è più tra i 15
15, 20, ma è sotto 14. Nel 2021 stiamo ancora contabilizzando quello che sarà praticamente, come diceva anche prima il collega, le chiusure, la TAD, l'eccessiva presenza sui social, ancora non sappiamo quanto influiranno in futuro. Io vi ringrazio per l'attenzione, questa era un po' di informazioni sulla anoressia e adesso lasceremo la parola allo psicologo che ci parlerà più delle sue persone. Quando il corpo proprio si modifica, che lì nascono le problematiche.